ricordo la grande pianura, la barba imbiancata dal vento del nord, la gente guardare, la spada di ferro e il mio grande destriero. Quando l'Europa nasceva, ricordo Alessandro ferito, lottare cantando col vento dell'est e il cielo. Mario Borghezio, ma come è nato questo nuovo giornale? Il giornale è espressione di un'associazione denominata Fondazione per l'Europa dei Popoli, Fondazione Federalista, da un'idea che ci ha uniti persone di diverse provenienze culturali, ma uniti in un'idea di un'Europa federale, un'Europa dei popoli, delle nazioni, ma anche delle regioni, che difenda la nostra identità. Andrea Rognoni, direttore di Idee per l'Europa dei Popoli, ci spieghi che cos'è questa rivista? Un giornale online, un periodico? È un periodico e anche un giornale online. E naturalmente raggruppa tutta una serie di spunti di riflessione su una cultura che si autodefinisce, oggi come oggi, siamo nel 2018, sovranista e identitarista, cioè unisce questi due filoni che in questo momento sono all'ordine del giorno, non solo perché c'è un governo dove l'idea identitaria e sovranista è molto forte, ma perché in tutto il mondo, pensiamo anche all'evoluzione della politica in America, in Russia, eccetera, ha portato in prima pagina proprio questi argomenti. Come mai il conte Alberto Uva è qua alla presentazione di un giornale che sta praticamente nascendo, rivolto all'Europa dei popoli? Perché sicuramente è un'iniziativa interessante, è un'iniziativa che è mai come in questo momento è opportuna. Da parte mia, avendo una proprietà storica, essendo un appassionato di storia, ho iniziato un progetto e ho sviluppato un progetto culturale proprio per far conoscere e sostenere quella che è l'identità del nostro territorio, in questo caso la Brianza, e permettere alle persone di avvicinarsi, un modo nuovo di conoscere e avvicinarsi alla storia, conoscendo una dimora che ha una storia del tutto peculiare. È un lavoro metapolitico molto importante e necessario per far riappropriare la nostra gente dei suoi valori e delle sue idee e della sua tradizione, ed è uno strumento che noi consideriamo valido e vogliamo far conoscere in tutti i modi. Dove si trova questo nuovo giornale? Beh, ne abbiamo un'edizione online molto importante di circa 60 pagine con un inserto molto ampio sulle culture, perché noi non siamo orwellianamente un'unica cultura, ma siamo un insieme polifonico di culture diverse, ma ovviamente assolutamente compatibili, e soprattutto vogliamo difendere l'identità culturale dei nostri popoli. Martina Frezzotti del Movimento Eurasiatico, come mai qua a questo giornale che si rivolge ai popoli dell'Europa? Sì, allora, sono per la seconda volta a Milano nel giro di un mese. La scorsa volta ho avuto il piacere di sentir parlare Alexander Dugin, sempre qui a Milano. E questo evento di Alexander Dugin mi ha fatto capire che ci sono delle correnti adesso qua in Italia che si stanno sviluppando nel senso della tradizione, diciamo, anche russa di cosa vuol dire appunto l'idea di popolo, ma non un populismo, diciamo così, elementare, come si vuol far spesso passare anche nei media, ma è una cosa seria che sta di nuovo ricrescendo in un senso più in vista del futuro. Infatti Alexander Dugin ci ha parlato della quarta teoria della politica, che è una cosa molto nuova. E appunto si vorranno riprendere anche queste teorie su questo giornale nuovo e anche in Italia, perché è molto, molto, molto calzante e molto interessante. Parliamo con Roberto Ionghi Lavarini, che è della redazione proprio dentro questo giornale che sta nascendo. Come lo svilupperete? Beh, questo è un grande giornale di battaglia. Adesso è un giornale
quindicennale online e stampato e distribuito a livello militante. L'obiettivo è portarlo in edicola al più presto come mensile di riferimento di quella gran maggioranza di italiani veramente europeisti, ovvero che credono nell'Europa dei popoli e delle nazioni, nell'Europa dell'identità, nell'Europa delle tradizioni, nell'Europa del lavoro, nell'Europa delle imprese, non in questa Europa falsa dei burocrati e delle banche. Noi siamo i veri europeisti e il nostro giornale vuole spiegarlo a quella stragrande maggioranza degli italiani che la pensa come noi. Sarà quindi un giornale di battaglia, sentendo il tuo tono. Una battaglia culturale, metapolitica, perché dobbiamo dire la verità agli italiani, dobbiamo fare informazione e formazione. Viva l'Europa dei popoli. Il titolo esplicito, idee, idee nuove. Ecco, quindi è un giornale di terza pagina. La terza pagina è morta, ma paradossalmente l'unico modo di farla rinascere è questo, cioè rivolgersi a un mondo complesso oramai, partendo sempre dal motore di idee che vengono messe in campo per ragionare su tutto, su come ricostruire lo Stato italiano, su come ricostruire l'Europa, perché recentemente si è parlato anche di Lega delle Leghe, ma questo è un giornale che non è strettamente partitico o politico, ma è transpolitico ed è metapolitico, è cosa più importante. Naturalmente l'onorevole Borghezio, che insomma è l'ideatore, il fondatore, ha un'esperienza tale anche in Europa da pensare a come costruire, grazie al mio contributo giornalistico, tutto quello che è inedito dal punto di vista di queste idee sovraniste. Martina, ma che cos'è il movimento euroasiatico? È la prima volta che lo ascolto, che sento questo nome. In realtà in Russia è un movimento molto importante perché si afferma l'importanza di avere un'amicizia appunto tra Europa e appunto il blocco russo, quindi insomma che l'Europa possa guardare con amicizia anche verso la Russia, non solamente come ha sempre fatto storicamente dall'altra parte, quindi noi siamo per un'amicizia, per una riscoperta dei rapporti con la Russia. Quindi questo giornale si leggerà anche a Vladivostok? Oddio, questo è un giornale italiano e quindi si leggerà in Italia, però noi vorremmo portare appunto queste idee anche in favore della Russia. Dici che cosa è disposto a fare, che cosa può fare. Per quel che mi riguarda, io sicuramente terrò i rapporti con questo mondo giovanile che sta crescendo veramente tantissimo. Nell'ultimo weekend ha fatto un'iniziativa ad Abbiategrasso che è stata ovviamente attaccata dai mass media, ma che invece ha visto una grande partecipazione. Ci sono stati dei dibattiti, ci sono stati questa loro capacità, secondo me, di fare comunità al di fuori dei partiti, perché poi all'interno di questi dibattiti c'erano rappresentanti della Lega, c'erano rappresentanti di tutti i partiti, diciamo, ovviamente alcuni che non vengono per motivi ideologici, però diciamo che c'era una grossa rappresentanza politica, però li ha resi liberi proprio perché non legati strettamente a quei partiti. Io ho intenzione assolutamente di utilizzarli come canale di distribuzione, canale anche come poter magari invece prendere da loro alcune e dal punto di vista online, quindi sì, non più cartaceo ma più social, che cosa, certo, avete in programma? Ma chi va a vedere giornalidee.it e europadeipopoli.com, sono diversi siti, può rendersi conto, perché si tratta di un giornale strutturato attraverso delle rubriche, populismo, esteri, interni, cronaca, come tutti i giornali più importanti che trovate anche in edicola, oggi come oggi. Ma appunto questa vastità di interessi viene riassunta attraverso in online un apporto molto vasto, che supera il cartaceo, di persone che in questo momento collaborano anche di un certo prestigio. È stato nominato oggi anche Paolo Becchi, che è sicuramente uno delle persone di punta più conosciute dal punto di vista della storia del diritto, della politica e della metapolitica. Quindi un giornale che sta per nascere.
è nato già, ma sta per diffondersi in maniera concreta e sostanziosa, grazie all'apporto di tutti, quelli che oggi come oggi, partendo da posizioni anche diverse, pur afferendo questo grande universo che è la destra, e oserei dire la nuova destra, in questo momento, che fa capo certamente anche a un governo che è nuovo dal punto di vista della formazione, eccetera. Le mie ossa ardono al centro di Praga, il mio sangue scorre a Parigi, la mia pelle.